capire un po' se noi non vogliamo nel modo più assoluto che il nostro senso di responsabilità nei confronti della collettività venga scambiato per attaccamento alla seggiolina sulla quale sediamo. Per un motivo molto semplice, noi non tratteniamo nessuno. Se ci sono consiglieri, e perlomeno devo dire, devo essere onesto, perlomeno qualcuno ha avuto l'onestà intellettuale di dichiararlo, di dirlo, ma c'è qualche assessore che molto probabilmente soffre degli stessi problemi e non lo dice pubblicamente. Se vi dà fastidio il nostro senso di responsabilità, guardate, nessuno vi trattiene, voi potete benissimamente sciogliervi, dimettervi, noi non lo consentiremo perché saremo qui presenti a sostenere finché c'è la possibilità un'amministrazione, un numero legale per amministrare il paese, ma voi non siete tenuti, voi vi potete sciogliere, noi non vi tratterremo. Per cui chi soffre della nostra presenza, del nostro senso di responsabilità nei confronti della collettività, si potrà non fare. Noi non tratteniamo nessuno, né tantomeno questa maggioranza. Grazie. Pare che la logica politica della chiarezza e della coerenza non sia ancora cambiata. È strano, io non so se farmi un sorriso bonario o rattristarmi. Quando la confusione che regna dal punto di vista politico in Consiglio Comunale vede, anche se in modo pacato, in modo corretto, vede scontrarsi una realtà che è stata eletta e che fino ad oggi ha vissuto e convissuto con la maggioranza eletta nel 2010 e un'altra parte del Consiglio Comunale che è stata eletta per porre opposizione concreta a questa amministrazione si erge a paladino e vuole che si riconosca la sua parte il grande merito di aver mantenuto questa amministrazione e questo sindaco. Vi è in questa, io ho letto la dichiarazione del consigliere Cifuri, da questo punto di vista io credo che Carmine abbia ragione, vi era una precisa presa di posizione nel caso che nella nuova giunta avesse avuto accesso un uomo di primo piano anche proveniente dal Partito Socialista, il nostro consigliere Cifuri, dopo aver detto che avrebbe lasciato di via luogo il partito della destra, disse che si sarebbe dimesso dal consigliere comunale se nella giunta ci fosse stato rappresentato il Partito. Voi vi immaginate se questo atteggiamento di sostenere da parte dell'opposizione, perché si definisce ancora opposizione, tutte le maggioranze che sono state elette in alternativa a se stessa, sarebbe la fine della democrazia. Non ci sarebbe più controllo, non ci sarebbe più dibattito, non ci sarebbe più alternanza, non avrebbero senso le elezioni. Perché tanto poi, per coscienza, perché siamo innamorati del bene comune, perché vogliamo che il paese sia governato, ogni opposizione andrebbe a sostenere la maggioranza quando questa si è azzoppata lungo la strada per responsabilità del capo dell'amministrazione stessa. Abbiamo sentito, letto dappertutto, ci siamo quasi stancati nel sentire che questa amministrazione produce grande qualità, che non esiste il momento da metterlo in dubbio, però non capiamo se c'è la grande qualità, qual è la motivazione vera, politica, amministrativa, della necessità di azzerare una giunta che ha funzionato, diceva qualche mio amico qualche giorno fa, è come se la Juventus cambiasse tutti i suoi giocatori o avesse il dubbio che la sua squadra non funzionasse e che andasse in linguata con una personalità.
quantità e qualità diverse. Non lo comprendiamo, staremo in attesa. Quello che viene fuori è una grande confusione politica, dove i ruoli sono rimescolati, dove il Consiglio Comunale non rappresenta più, nella sostanza e nei fatti, le elezioni e la volontà dei cittadini che si sono espressi nel 2010. Io non so quanto questo valga nella testa della gente. Comunque, Presidente, mi rendo conto che lei già sta pensando che dovrei fermarmi. Certo, mi rendo conto che sono intelligente. Scherziamoci, facciamo l'esame. Io non so quanto valga. Certo che le ultime elezioni politiche, dove ogni partito aveva un suo candidato in lista, compreso me, secondo il mio modesto avviso, la mia povera capacità di analisi dei numeri, ha già bocciato questo tipo di politica. Grazie Presidente.